Parlando di Parlando registrazione. di registrazione. Ok. Oltre alla registrazione, il formato dell'incontro è che la prima parte è dedicata appunto alla lezione dell'ospite, in questo caso la professoressa Teresa Numerico, che adesso vi presento, che appunto con flessibilità si prenderà il tempo necessario per presentare le sue idee, le sue riflessioni, e poi seguirà una discussione. La tradizione del centro Nexa è che, oltre a cominciare puntuali, finiremo non più tardi alle 19, per cui tassativamente alle 19 l'incontro verrà chiuso. E un'altra cosa che facciamo sempre all'inizio di questi incontri è un rapido giro di tavola per presentarci, per dire chi siamo, così almeno nella sala, poi chi è collegato online, pazienza, ma almeno chi è nella sala si conosce a vicenda. Io vi ho già detto, sono Juan Carlos De Marti, sono professore di ingegneria informatica e fondatore del Centro Nexa insieme a Marco Ricolfi. Passiamo al giro al contrario. Ok, io sono Antonio Sant'Angelo, sono un Senior Research Fellow del Centro Nexa e sono anche professore associato all'Università di Torino, dove insegno semiotica e semiotica delle culture digitali. Sono Giacomo Conti, laureato in giurisprudenza, project manager per il Centro Nexa. Io sono Gaetano Curazzi, insegno filosofia teoretica qui a Torino. Mi chiamo Giacomo Pezzano e sono un ricercatore di filosofia di qua all'Università di Ok, non perdiamo la seconda fila, prego. Torino. Mi chiamo Vassallo, laureato in filosofia, responsabile di una società di comunicazione che si chiama Q Studios, che si occupa tra le altre cose di intelligenza artificiale e realtà virtuale e di nuove esperienze di Come si chiama la società? computer. Che è lo Studios che Conosco. Io sono Violetta Sacco, mi sono laureata in comunicazione e design e anche al momento sto lavorando con Creo Studios, principalmente il progetto Spaces. Io sono Carla Capello, sono un ingegnere informatico, sono stata alumna, quindi conoscevo il centro per questo motivo e appunto all'interno dell'agenzia mi occupo specificatamente di metaverso e mi sto avvicinando anche all'intelligenza artificiale. Per cui sono appassionata al tema e mi sembra un'occasione Perfetto, grazie, continuiamo. Io sono Marco Rondi e sono dottorando del Centro Nexa del Dipartimento di Automatica e Informatica della Politecnica di Torino. Sono Antonio Vetro, buonasera, sono ricercatore del Centro Nexa, formalmente ricercatore tipo B, Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico. Io sono Maurizio Borghi, sono il condirettore del Centro Nexa e insegno diritto commerciale e giurisprudenza all'Università di Torino. Lei segna anche al Politecnico, giusto? Ma insegno anche al Politecnico. Anna? Io sono Anna Masera, sono giornalista e sono nel Board of Trustees del Centro Nexa. Io sono Marco Ricolfi, uno dei condirettori del centro ed ex professore di diritto commerciale e giurisprudenza. Io mi chiamo Ludovica Padei, sono assegnista di ricerca in filosofia del diritto e informatica giuridica di Lodito. Sono Andrea Boglioni, sono laureato un po' in filosofia del linguaggio, mi sono occupato sempre di natural language processing e digital humanities. Parecchi anni fa ho fondato l'azienda Celi, Language Technology, che si occupa di questa cosa. Sono Andrea Sordone, coautore di Lavoro e Valore all'epoca di Sono Sidere Nan, sono ricercatore all'Università di Sergi Paris. CYU, lavoro sulla filosofia della tecnica e usando strumenti della psicoanalisi. Io mi chiamo Cristina Fucitti, sono recentemente laureata come professore Conti con una tesi sull'internet service provider e sono molto interessata alle tematiche che ho trattato. Perfetto, grazie a tutti. Allora, la nostra ospite è la professoressa Teresa Numerico, professoressa di logica e filosofia della scienza all'Università di Roma III. Si occupa di filosofia della tecnologia, politica dell'intelligenza artificiale, nuova epistemologia delle scienze umane e sociali a contatto con la trasformazione digitale. Ha pubblicato molte cose, tra cui i libri Alan Turing e l'intelligenza delle macchine, Web Dragons, L'umanista digitale, The Digital Humanist, anche appunto anche in inglese, e più recentemente per Carocci, Big Data e algoritmi. Abbiamo anche un caro amico in comune che è Giulio De Petra, e la sua lezione è classificare, astrarre, decidere in contesti sociali incerti,
le relazioni pericolose tra umani e macchine intelligenti. Prego. Allora, grazie, grazie tantissimo dell'invito. Posso parlare un po'? Mi devo sedere? Come vuoi. Siamo magari in sì. Insomma, sì, sono molto onorata di questo invito, vi seguo sempre, qualche volta ho anche seguito i vostri incontri e poi soprattutto sono una grande lurker della vostra lista, bellissima lista, dove imparo sempre tantissime cose, quindi insomma è per me un onore particolare essere qui davvero in carne ed ossa in questo posto così bello, così accogliente. Insomma, vi ringrazio in modo non formale di questo invito. Allora, ecco, faccio partire da una cosa perché poi non mi voglio ammorbare più di tanto. Allora, l'incontro di oggi avrà una prima parte filosofica, nella quale cercherò di inquadrare un po' quello che penso sia la questione filosofica della intelligenza artificiale, in particolare quella relativa agli strumenti per la presa di decisione automatica a supporto o in sostituzione delle decisioni umane in contesti sociali e politici, insomma, che hanno a che fare con le vite delle persone. Quindi cercherò un po' di inquadrare lo sguardo che io voglio dare a questa questione. Poi parlerò di appunto presa di decisione automatica, in realtà appunto tecniche di machine learning e il problema di utilizzare queste tecniche in contesti incerti, come sono quelli della vita delle persone e delle decisioni che impattano sulla vita delle persone. Poi farò un'altra parte che è una parte sempre un po' filosofica, ma in realtà è un'intersezione, perché la questione della classificazione, processi di astrazione e la quantificazione sono certamente un'area che riguarda storicamente la filosofia della predicazione, l'organizzazione della conoscenza, ma sono anche attualmente, secondo me, l'area della quale si occupa l'intelligenza artificiale e più in generale l'informatica. E quindi cercherò di vedere come ci sia necessità di guardare a questi processi con questa doppia prospettiva, cioè una prospettiva filosofica e la prospettiva più tecnica, per cercare di non riscoprire l'acqua calda o di non fare gli errori che storicamente, insomma, sono stati già fatti nella filosofia e che adesso sembra che debbano essere fatti dall'informatica. E in ultimo, appunto, cercherò di spiegare la questione, cercherò di, insomma, di concentrarmi su questa questione dell'esternalizzazione delle decisioni e sul perché questo potrebbe costruire delle relazioni pericolose tra esseri umani e macchine digitali e soprattutto preluda ad un cambiamento piuttosto importante di quello che noi riteniamo essere l'epistemologia alla quale ci affidiamo dalla rivoluzione scientifica in poi, diciamo tra Galileo e l'illuminismo. Abbiamo sedimentato una certa idea di che cos'è garantire la conoscenza e questa trasformazione potrebbe mettere in crisi alcune delle caratteristiche di questi processi di assessment, diciamo di validazione della conoscenza. Questa è un po' l'idea, è un progetto ampio, quindi cercherò poi di insomma tarare sui tempi. Allora, la prima questione, non è la prima volta che noi in realtà viviamo una trasformazione dei rapporti con la nostra memoria. Nel Fedro, qua abbiamo messo alcuni passaggi del dialogo di Platone con questo nome, in cui Socrate appunto dice che la scrittura è una sorta di falsificazione della produzione del pensiero, perché in realtà stabilizza questo pensiero e non consente il dialegesta, cioè non consente il dialogo. Quindi si può usare la scrittura se uno vuole prendere appunti, diciamo,
delle cose che sta pensando, ma non si può usare la scrittura come trasmissione della conoscenza, perché dal punto di vista della trasmissione della conoscenza questa può avvenire solamente nella relazione tra le persone e quindi in questa produzione dinamica di pensiero che è anche comune, diciamo, questa è la posizione di Socrate. Infatti Socrate non scriverà, non abbiamo i testi di Socrate, conosciamo Socrate solo perché Platone ha deciso di smettere di fare questo, cioè di non accettare questa condanna, diciamo, della scrittura come di uno di una sostanzialmente di un prodotto, di un processo falsificatorio del funzionamento della memoria per la conoscenza, e perché appunto la soluzione di Platone è quella di scrivere in forma di dialogo, quindi di accettare la scrittura all'interno di questo processo di reinternalizzazione e trasmissione della legacy, della trasmissione culturale, perché ovviamente la scrittura consente questa trasmissione culturale, quindi è vero che può essere mal interpretata, è vero che può dare l'impressione della stabilità e di stabilità e chiarezza, quando invece questa stabilità e chiarezza non c'è, però diciamo non si può rinunciare ad uno strumento così potente di trasmissione della memoria. L'altro passaggio in questo senso, adesso io qua così salto di palo in frasca, ma in realtà è perché appunto voglio concentrarmi sulla questione del cambiamento nella relazione con gli strumenti di esternalizzazione della memoria, e qui appunto Galileo ci propone un altro cambio di questa prospettiva. Qua io ho citato Cellucci, che ha scritto questo libro molto bello, Cellucci è un mio maestro, insomma, ha insegnato logica alla Sapienza per tanti anni, adesso in pensione, però ha scritto questo libro che si chiama The Making of... Adesso ce l'ho scritto nella bibliografia, in questo momento mi sfugge il titolo. E la tesi di Cellucci, che mi convince molto, è che sostanzialmente quello che fa Galileo non è di dire che la scienza è scritta in caratteri matematici, che il mondo della natura è scritto in caratteri matematici, ma è di dire che quello che noi possiamo sapere del mondo della natura, analizzandolo con i nostri strumenti, è scritto in caratteri matematici. Quindi non tutto quello che c'è nel mondo della natura è scritto in caratteri matematici, ma quello che noi possiamo sapere lo è. E quindi attraverso questo spostamento di oggetto, dice Cellucci di Galileo, attraverso questo spostamento di oggetto, in realtà lui permette di far uscire dalla stretta dell'autorità e dell'autoritarismo della Chiesa un pezzo di relazione col mondo, e quindi offre una nuova vista. Offre una nuova vista una nuova possibilità di visione alla scienza, che quindi appunto la sottrae da quei vincoli. Anche là è un'esternalizzazione, perché in realtà noi nel momento in cui entriamo nel mondo della scienza di Galileo, per esempio, rinunciamo ad affidarci ciecamente ai nostri sensi. Tant'è vero che la scienza moderna, compito della scienza moderna, è salvare i fenomeni dalle apparenze. Quindi noi in realtà crediamo, i nostri sensi vedono che il sole sorge e tramonta, ma in realtà quella è una falsità, perché la scienza ci dice, attraverso i suoi strumenti tecnici, che in realtà le cose non stanno così. E sostanzialmente, però, appunto, questo processo è un processo che applica la scienza, la matematica al mondo fisico, ovviamente vincolando ciò che si può sapere della scienza a ciò che è contabile. E quindi questo processo, però, è un processo che è di nuovo un'esternalizzazione della conoscenza rispetto all'ideologia, diciamo, della Chiesa dell'epoca, e è un ridimensionamento di quello che si può sapere e di quello che non si può sapere,
ma anche una reinternalizzazione, diremmo, perché in realtà apre un nuovo spazio dove appunto la conoscenza, la ragione umana può intervenire senza doversi appoggiare all'autoritates, alle autoritates che all'epoca vigevano e che erano appunto che erano considerate indiscutibili. Husserl, diciamo, rilegge questa questione di Galileo sostenendo che sostanzialmente è legittimo e necessario avere questi processi di formalizzazione per analizzare la realtà, ma bisogna stare attenti al rischio che, questa è la crisi delle scienze europee, al rischio che poi ad un certo momento questo processo di formalizzazione prenda il sopravvento sulla relazione con il significato delle cose che stiamo cercando di comprendere e che quindi questa formalizzazione in realtà poi costituisca tutto e solo quello che si può sapere delle cose senza appunto avere una relazione fenomenologica con il mondo. Quindi sostanzialmente è accettabile, è giusto formalizzare, quindi costruire degli strumenti di esternalizzazione, diremmo appunto dentro a questa lettura, però a patto che non si perda una relazione con cosa significa per noi avere una conoscenza del mondo, che non ci si riduca a maneggiare questi simboli senza più relazione con il loro significato. Quindi appunto la scienza moderna voleva salvare i fenomeni dalle apparenze e per farlo utilizza una serie di strumenti tecnici, utilizza la stampa, che è appunto un grande velocizzatore e strumento di trasmissione della conoscenza e che soprattutto la toglie dalla capacità di controllo che era determinata dal fatto che gli amanuensi decidevano quello che si copiava e quello che non si copiava. Quindi apre un nuovo fronte della organizzazione del potere di trasmettere la conoscenza, che quindi comporta tutta una serie di passaggi che poi si compiono sostanzialmente soltanto con l'illuminismo, ma che qui aprono la strada, diciamo, alla trasformazione. E ovviamente quella trasformazione è una trasformazione di quello che noi riteniamo essere una conoscenza affidabile, perché appunto non è più solo quello che è scritto nella Bibbia, ma quello che invece si vede con le osservazioni, che sono delle osservazioni che però sono costruite all'interno di un contesto in cui la ragione umana è quella che dà senso a queste osservazioni. Quindi gli strumenti servono perché i sensi sono fragili, ma la soggettività umana qui è, diciamo, di nuovo al centro, proprio perché appunto non si affida più alle autorità, diciamo, che la dominano. Invece il passaggio che stiamo affrontando adesso è un nuovo passaggio che ha a che fare con una nuova trasformazione della trasmissione della conoscenza, perché il digitale sostanzialmente è una trasformazione, come lo è stata la scrittura e come lo è stata la stampa. Questo nuovo passaggio, un nuovo passaggio di esternalizzazione e potenzialmente reinternalizzazione, ma questo va ancora capito in che modo, di che cosa noi consideriamo una conoscenza affidabile, perché appunto, diciamo, quello che cercherò di dimostrare in questo incontro è che mentre nel caso di Galileo, diciamo, la soggettività umana, Leo Cartesio, insomma, quella temperie culturale lì ha messo al centro la soggettività umana e quindi in grado di governare i processi di conoscenza, nel caso del digitale invece quello che potrebbe succedere è che c'è una esternalizzazione non più soltanto dei sensi ma anche della ragione rispetto al fatto di ritenere che il sistema tecnico, che è un mix appunto di digitalizzazione e algoritmi per l'interpretazione di questi dati digitali,
sembra essere più affidabile della ragione umana per dare senso al mondo che ci circonda. Quindi noi siamo dentro una nuova fase di esternalizzazione, una fase di esternalizzazione che però appunto non è in capo alla costruzione della centralità della ragione umana, ma è invece una esternalizzazione proprio della ragione umana. Quindi bisogna capire, nel caso di Galileo e Cartesio, lì c'era questo recupero invece della soggettività umana, qui invece siamo di fronte a una potenziale estromissione della capacità di ragionamento, di responsabilità e di presa di decisione umana a vantaggio di una visione della conoscenza che sarebbe trasformata, perché se sono trasformate alcune delle caratteristiche che sono quelle essenziali che hanno contraddistinto la scienza moderna per noi. Una di queste, per esempio, è la ripetibilità degli esperimenti. Se i dati sono tenuti all'interno di strutture estremamente grandi e complesse e proprietarie di raccolta dei dati, è molto difficile ripetere gli esperimenti. E quindi da questo punto di vista una grande questione che mette in discussione la logica della scienza moderna così come noi la conosciamo e soprattutto quindi dal punto di vista dei processi di validazione ci sono dei passaggi importanti rispetto appunto alla controllabilità, alla ripetibilità degli esperimenti che rendono questo contesto un contesto del tutto nuovo, perché gli strumenti per la definizione epistemica di che cosa consideriamo vero nel contesto del digitale sono completamente trasformati rispetto al passato, per il fatto che appunto la ragione umana non è in grado di controllare i processi di dare senso ai dati qualora i dati fossero troppo grandi per poter essere oggetto di una verifica umana. E in questo senso quindi siamo dentro un nuovo, così come appunto Galileo ha prodotto una nuova scienza che era completamente incommensurabile rispetto alla scienza promossa dall'autorità scientifica dell'epoca, che era la scolastica, e così noi potremmo essere di fronte ad un passaggio epocale nuovo, che è un passaggio di sapere, ma che è contestualmente anche un passaggio di potere, perché riorganizza le agenzie che sono in grado di autorizzare la validità sperimentale. Quindi non soltanto noi non possiamo fidarci dei nostri sensi, ma qui non possiamo neanche fidarci della nostra capacità di ragionamento, perché sembra essere i dati che dovremmo analizzare sovrastano le nostre possibilità di dare senso ai dati. Stigler appunto sostiene che questo processo di esteriorizzazione è un processo che è sempre avvenuto. Lui in realtà, adesso qua non voglio entrare nei dettagli dell'interpretazione appunto scolastica del testo di Stigler, sostiene la tesi che sostanzialmente questi processi di grammatizzazione non sono soltanto quelli che io vi ho velocemente sollecitato, cioè la scrittura, la stampa e adesso il digitale, ma che ogni trasformazione tecnica è un processo di grammatizzazione perché riorganizza la memoria, nel senso che ogni strumento tecnico, a partire dalla visione di Lebrun-Gurán, riorganizza la nostra capacità di memorizzare quelle attività, perché c'è bisogno di maneggiare l'oggetto tecnico e quindi dentro all'oggetto tecnico è inclusa anche la memoria di intervento, la memoria dell'ergonomia di quell'oggetto e quindi una grammatizzazione. Questa è una cosa che si può discutere, comunque il punto non è quello, il punto è che
l'esteriorizzazione dei saperi presuppone una reinternalizzazione. Questa reinternalizzazione è necessariamente un processo di carattere politico, nel senso che ha a che fare con le scelte di governo di questa riorganizzazione del sapere, che quindi sono un insieme di possibilità che sono messe in atto dalle nuove tecnologie e di governo di queste possibilità a partire dalle collettività che se ne servono. E questa è una scommessa nella quale noi ci troviamo, noi siamo nella fase degli incunaboli, se vogliamo, una fase di passaggio da questo punto di vista, nella quale è ancora possibile forse intervenire su come avverrà questo passaggio, ma sicuramente sarà un passaggio, una trasformazione grande dell'organizzazione della società rispetto a quello che considera vero e falso, perché è chiaro che cioè come noi validiamo la conoscenza ha a che fare con come noi organizziamo le nostre autorità di validazione. Allora, su questa parte, insomma, andrò veloce anche perché immagino che qua lo sappiate tutti che cos'è il machine learning, che appunto è il modo in cui viene il modo più, l'area più di successo attualmente dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ha avuto molti, diciamo, molte procedure al suo interno. In questo momento il machine learning e il deep learning sono le aree di maggior successo, quelle che appunto in questo momento ottengono i risultati più notevoli. Questo successo è legato a due aspetti che sono relativamente poco interconnessi, ovviamente hanno un collegamento, ma non necessariamente, non definitivamente, che non è necessariamente troppo omogeneo. Da un lato la digitalizzazione dei dati, che quindi ha reso possibile addestrare questi algoritmi di intelligenza artificiale, e dall'altro lato l'invenzione degli algoritmi, che però appunto è avvenuta una ventina d'anni fa, e soprattutto la disponibilità di grandi capacità di calcolo, che appunto hanno una dimensione di carattere industriale. Questo, diciamo, l'obiettivo del machine learning sostanzialmente è la definizione di pratiche attraverso le quali riconoscere modelli che si ripetono, schemi all'interno di questi dati, che poi appunto servono per fare previsioni. Tali pratiche appunto si chiamano pattern recognition. Anche qua c'è un ulteriore passaggio rispetto alla scienza moderna, perché la scienza moderna si considerava tale se e la misura in cui forniva teorie e dava spiegazione dei fenomeni. Ovviamente l'obiettivo era quello di fare previsioni, ma le previsioni servivano sostanzialmente per validare o invece sconfermare, diciamo, confutare il modello teorico di spiegazione. Quindi le previsioni non erano fine a se stesse, le previsioni servivano, e poi ovviamente erano anche utilizzate per costruire dispositivi, eccetera, ma l'uso delle previsioni non era l'obiettivo principale della scienza moderna, perché l'obiettivo principale della scienza moderna era dare spiegazioni e costruire teorie di queste spiegazioni. Quindi questo è un altro passaggio, diciamo, perché nel contesto del machine learning, che comunque suggerisce di poter sostituire in alcuni ambiti la tradizionale scienza che noi siamo abituati a immaginare, non è interessata a dare spiegazioni, ma soltanto a fare previsioni. Quindi, diciamo, rispetto al rapporto causale col passato, preferisce, diciamo, la proiezione nei confronti del futuro. Una delle, diciamo, il machine learning si basa su alcune ipotesi che sono sostanzialmente retoricamente affermate come inequivocabili, ma che non sono né possono essere dimostrate, perché, come sappiamo, quando ci troviamo di fronte al cambio di paradigma conoscitivo non c'è una commensurabilità tra il modo di conoscere precedente e quello di conoscere successivo, c'è una preferenza tra uno o l'altro.
Una prima ipotesi implicita è che appunto tanti è meglio che pochi. Cioè, quindi più sono i dati, più possono aiutarci a fare delle previsioni. Questo ovviamente è un assunto, ma invece è un assunto che può essere criticato, perché dipende ovviamente dal contesto, se tanti dati sono davvero così tanto meglio che pochi dati. Dipende, per esempio, di Gerenzer sostiene, bel libro che è uscito in italiano quest'anno, sostiene How to be smart in a smart world, non mi ricordo invece il titolo italiano, è del 2022, credo in inglese, e sostiene la tesi che nelle situazioni di incertezza avere tanti dati non serve a molto. Cioè, nel senso che perché questi tanti dati siano utili c'è bisogno di alcune caratteristiche, siano garantite alcune caratteristiche. Una di queste caratteristiche è che c'è il mondo stabile. Cioè, i tanti dati servono per fare previsioni a patto che il mondo che ci circonda sia stabile. Se il mondo che ci circonda è instabile, non serve a molto che noi abbiamo tanti dati di una serie caotica. Quindi, in situazioni di incertezza non servono questi tanti dati, e in realtà servono questi tanti dati finiscono per opacizzare la presa di decisione, perché in realtà noi non sappiamo poi come controllare, perché il problema delle situazioni di incertezza è che quando si interviene si trasformano queste situazioni, ma non avendo sistemi controfattuali di controllo non possiamo sapere come funziona il nostro intervento, e quindi più complichiamo le cose più rendiamo impossibile controllare se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male ad intervenire. Questo è così in grandi allora, di Gerenzer fa anche un'altra distinzione che mi interessa molto, che appunto io ho sempre fatto implicitamente, ma che lui appunto invece fa in modo molto chiaro ed esplicito, la distinzione tra rischi e incertezza. Cioè, il rischio è quello che tu puoi calcolare, cioè se tu hai una roulette ovviamente puoi fare una valutazione di rischio che tu perdi perché dici che scommetti sul 7 e il 7 non esce. Però sai che in un numero magari elevatissimo di giri, ad un certo momento quel numero potrà uscire perché sta in un orizzonte controllato, sia pure, diciamo, non prevedibile. Nel caso invece dell'incertezza, di fatto non è possibile fare una valutazione dei rischi, perché ci troviamo in situazioni radicalmente incerte, in cui, per esempio, lo scoppio della pandemia, eccetera, lì non c'era la possibilità di fare delle previsioni perché non c'era il track record, non c'era l'orizzonte, non c'era lo schema dentro cui si poteva valutare il rischio. Quindi le situazioni umane sono un mix di rischio e incertezza, perché hanno a che fare con differenza e ripetizione, per dirla così, con una citazione famosa. Quindi c'è una parte di ripetibilità nelle situazioni umane, e quella sì può essere valutata all'interno dell'orizzonte del rischio, ma c'è una parte che ha invece a che fare con situazioni radicalmente incerte, che quindi non possono essere garantite dal contesto del mondo stabile, e quindi in questo caso avere tanti dati non è di nessun aiuto. E appunto di Gerenzer in questo libro fa vedere come utilizzare invece dei sistemi di presa di decisione che sono basati su poche variabili, esplicitando queste variabili, è molto più efficace dal punto di vista di gestire situazioni radicalmente incerte, come valutare se una macchina che ti sta venendo incontro c'è un terrorista oppure no. Non serve usare tanti dati per fare questa valutazione, bisogna, diciamo, mettere a punto dei sistemi molto veloci per decidere, che non possono avere a che fare con una grande quantità di dati pregressi. Allora, la questione della quantificazione, io qui appunto ho già detto il tema che appunto di questi dati devono essere tanti, ma non solo devono essere tanti, i dati devono essere in forma
diciamo, costruire delle misure dei fenomeni. Quindi non basta avere tanti dati. Per esempio, se io voglio fare una previsione di quale persona è adatta a fare il fidanzato di Margherita che sta sul sito di online dating, non basta che io mi faccia dire da lei chi è, cosa le piace, come vorrebbe il suo fidanzato. Io devo quantificare tutte queste preferenze e poi devo rappresentare l'insieme dei possibili corteggiatori a loro volta come un insieme quantificato di caratteristiche che poi devono essere valutate quantitativamente e solo allora si può fare il match, diciamo, algoritmico tra queste preferenze. Quindi non basta che ci siano tanti dati, i dati devono essere di un certo tipo. Ora, noi pensiamo che contare sia privo di interpretazione. In realtà le cose non stanno così, perché quando si conta bisogna decidere che cosa contare, bisogna decidere come organizzare il conto, bisogna decidere cos'è che è simile a cosa in modo da poterlo associare e conteggiare insieme. Se io voglio sapere quanta frutta c'è nel mio frigo, devo decidere se i pomodori sono frutta o no, perché se no, se non so questa cosa, non posso inserire il pomodoro nel conteggio e quindi sono incerta su come conto cosa c'è nel mio frigo. Quindi conteggiare, noi usiamo i numeri perché i numeri ci danno la sensazione di essere più sicuri che non stiamo facendo delle preferenze, che non stiamo facendo delle cose illegittime, ma in realtà il modo in cui io utilizzo questi numeri presuppone dei giudizi che sono precedenti al momento in cui conto e che governano il modo in cui conto e le conseguenze di questo conteggio. Cioè, se per esempio io decido, Deborah Stone, lei è una statistica che si occupa di statistica politica, diciamo, se io decido che non sono disoccupati quelli che non hanno lavoro ma non lo cercano, sono tanti i motivi per cui possono scendere i disoccupati possono scendere perché più persone trovano lavoro oppure perché aumentano le persone che sono sfiduciate di poter trovare il lavoro e non sono più nella lista di coloro che lo cercano. Quel numero può diminuire, ma le motivazioni per cui diminuisce sono opposte. Quindi se io non spiego bene come considero il conto dei disoccupati, posso costruire una statistica che mi dice che le cose vanno meglio, mentre invece le cose vanno peggio. Quindi bisogna essere molto attenti con i numeri, perché i numeri dipendono dalle decisioni. Un altro aspetto che secondo me è molto importante è il fatto che noi spesso dimentichiamo è che una tecnologia è una regolazione, non una spiegazione. Cioè noi pensiamo, appunto, in generale anche le spiegazioni sono delle regolazioni, però la scienza ha l'obiettivo di spiegare come stanno le cose e quindi ad un certo momento costruisce una descrizione del mondo. Questa descrizione del mondo, cioè la fisica quantistica, è una descrizione del mondo. Io non posso dire se è giusta, se è vera o se è falsa, non posso dire se è giusta o se è sbagliata. Ok? La tecnologia non è vera o falsa, la tecnologia è giusta o sbagliata perché è un modello di regolazione, un intervento che rende possibili alcune cose e ne rende impossibili le altre. Se io costruisco un ponte, la permetto di attraversare quel fiume, ma significa anche che costruisco, aumento il traffico e quindi, per esempio, diciamo, intervengo sull'ambiente, come appunto notano tutti quelli che si oppongono alle grandi opere, perché le ritengono degli interventi indebiti sulla natura. Quindi, così come il ponte interviene qualunque tipo di tecnologia e trasforma. E noi appunto quindi dobbiamo riferirci alla tecnologia non nel senso della può fare, non può fare, ma nel senso del mi va che lo faccia, non mi va che lo faccia. Del resto noi abbiamo tantissime tecnologie che abbiamo inventato e poi non le usiamo perché riteniamo, fino adesso, riteniamo che utilizzarle è peggio che non utilizzarle. Per esempio le armi chimiche, per esempio le armi batteriologiche, per esempio la bomba atomica, fino adesso, insomma, a parte
nella Seconda Guerra Mondiale, abbiamo deciso che era meglio non utilizzarla. Quindi noi possiamo, è una scelta se noi usiamo le tecnologie o non le usiamo. E questa scelta è una scelta che ha a che fare con decisioni politiche, nel senso più forte del termine, nel senso di cosa, come vogliamo vivere insieme. Io non credo che si tratti di scelte di carattere etico, perché le scelte di carattere etico sono delle scelte sostanzialmente che riguardano la sfera privata, e non solo, ma ci sono diverse possibilità etiche di guardare alla tecnologia. Quindi se io, ovviamente io posso avere un'etica della tecnologia, dire l'etica del design, costruisco i sistemi che sono corretti, eccetera, io posso fare tutte queste cose, però innanzitutto la sfera dell'etica è una sfera che ha a che fare con la deontologia e non può essere regolamentata dal punto di vista giuridico, e questo già è un po' problematico, perché se io dico io sono etico, ti costruisco questo dispositivo in modo etico, come fanno tutte le grandi aziende della Silicon Valley, sì, questa è una loro decisione, ma a me non interessa. Il punto è, questo dispositivo che tu mi costruisci, dal punto di vista della vita delle persone, va bene o non va bene? Cioè, io voglio vivere dentro a questo contesto o non ci voglio vivere? E questo ha a che fare con una analisi di tipo politico e non etico. Perché l'etica è un modo per sviare dalle questioni politiche che stanno dietro all'uso di certe tecnologie, oppure no. Allora, quali sono le inferenze del pattern recognition che stanno alla base di questi metodi di machine learning che noi tanto, cioè, diciamo che funzionano tanto bene? Principio di induzione. Quindi, su una serie di eventi, scelgo una serie, ho bisogno del mondo stabile perché abbia senso, perché fare, diciamo, prevedere il futuro sulla base di quello che è successo in passato, innanzitutto è un modo molto conservatore di guardare al mondo, ma comunque funziona solo se tutto resta stabile. Principio di somiglianza, oggetti simili secondo certi criteri si comporteranno in maniera simile in alcune circostanze. Devo decidere come costruisco questo meccanismo della somiglianza, perché questo meccanismo della somiglianza può essere lo stesso della discriminazione o del razzismo. Io dico che le persone che appartengono a un certo gruppo etnico hanno delle caratteristiche che non mi piacciono e quindi non le voglio da certi luoghi pubblici, non le voglio far entrare in certi luoghi pubblici. Quindi la somiglianza è un criterio euristico che anche qua prelude, prevede di stabilire quali sono questi metodi di attribuzione della categoria dell'essere simile a. E poi c'è il riconoscimento. Il riconoscimento in realtà è un mix di classificazione e astrazione, quindi un mix di diciamo estrazione di caratteristiche comuni dagli oggetti e costruzione di un modello e poi applicazione di questo modello nel senso del riconoscimento. Quindi io ho il problema di riconoscere un gatto e posso utilizzare dei metodi di riconoscimento. I metodi di riconoscimento del machine learning sono molto diversi da quelli di un bambino di 2 anni. Un bambino di 2 anni, diciamo, funziona per associazione, cioè diciamo aumenta le caratteristiche. Una volta che gli hai fatto vedere 2 gatti, quello sa riconoscere un gatto in tutte le sue caratteristiche, in tutte le sue forme, pure se lo vede da dietro, pure se lo vede di lato, sotto, sopra, eccetera, perché in realtà non utilizza il meccanismo della discriminazione alla base del riconoscimento. Alla macchina gli devi far vedere milioni di foto di gatto perché possa riconoscere il gatto, gatte. E poi a quel punto, se il gatto si ritrova un altro gatto fuori dal, diciamo, dallo schema, che comunque è preso troppo di profilo oppure sta in mezzo a una cosa di nebbia, e la macchina non è più in grado di conoscerlo, perché la macchina costruisce un modello matematico della forma del gatto, e se quell'altro oggetto non corrisponde a quella forma matematica, per lui non è somigliante. Quindi il concetto di riconoscimento si basa su una idea di somiglianza che non corrisponde a quella che noi utilizziamo come somiglianza per il riconoscimento.
Allora, la classificazione. Allora, questo vale anche per questioni che attengono alla nostra decisione umana. Classificare è un processo che necessariamente è associato ad una relazione d'ordine. Quando noi classifichiamo, decidiamo, per esempio, se noi diciamo che gli esseri umani sono uomo e donna, noi obblighiamo tutti gli esseri umani a corrispondere a questa rete. Questa qua è un'immagine che io ho preso dalle immagini, cioè questi siti che costruiscono le immagini, questo non è nessuno, non c'è questa persona, però è costruita apposta per creare il problema, perché non è né uomo né donna, cioè l'ho costruita volutamente nell'incertezza della rappresentazione. Quindi, per esempio, se noi classifichiamo solo come uomo o donna qualcuno, questo oggetto non sta dentro la classificazione, proprio come l'ornitorinco, diciamo che non sta dentro la classificazione dei mammiferi. Quindi, quando noi classifichiamo, lo facciamo perché governiamo il processo di ordinamento del mondo, e questo processo di ordinamento ha a che fare con una questione di organizzazione e una questione di potere. Quindi, chi decide cosa deve essere discriminato ha il potere di decidere che qualcosa sta dentro una categoria o un'altra categoria. Se prendiamo per esempio il DSM, che è il manuale che definisce ogni 5 o 6 anni la lista delle malattie mentali, vediamo che c'è tutto un fiorire di malattie che entrano e che escono, perché lì ci sono delle lotte di potere che hanno a che fare con i sistemi, diciamo, con Big Pharma, con la possibilità di medicalizzare certe sintomi che invece sono comuni e magari non dovrebbero essere medicalizzati, e quindi, diciamo, quella scelta, quella classificazione è frutto dell'insieme degli esperti, appunto, che fanno una loro rappresentazione di che cos'è la malattia mentale, e poi delle pressioni che hanno per considerare malattie mentali cose che magari non lo sarebbero, che so, l'isterica, che è tanto al centro dell'interesse di Freud, non esiste più. Questo perché appunto era il frutto di una certa rappresentazione del femminile che adesso si fa più fatica a definire classificandola, no? Quindi i meccanismi di classificazione sono meccanismi di potere che hanno sempre a che fare con delle scelte, e queste scelte è importante che siano sempre situate e dichiarate, perché poi così possono cambiare e comunque rappresentano la soggettività dalla quale vengono fatte. Se invece si produce un meccanismo che governa questo processo classificatorio, rendendolo invece rendendolo opaco e soprattutto tecnicizzandolo, automatizzandolo e non permettendo più di capire quali sono i metodi della classificazione, allora noi stiamo stiamo validando un processo di automazione del meccanismo di potere. Non è che non c'è una situatedness, non è che non c'è un posizionamento dal quale quelle classificazioni vengono fatte, è soltanto che noi non lo possiamo vedere. Cioè, se decidiamo che la gente che va dentro un certo supermercato è un cattivo pagatore, perché molti di quelli che vanno in quel supermercato poi non hanno ripagato i debiti, questo è una cosa discriminatoria. Però dentro agli algoritmi delle finanziarie queste cose ci sono e agiscono. Andiamo avanti. Il processo d'astrazione in realtà c'ha due, diciamo, va in due direzioni. Da una parte astrae e quindi elimina tutte le caratteristiche che non sono rilevanti per la definizione del concetto, e dall'altra parte invece interviene a identificare gli oggetti che appartengono, possono essere messi dentro a quella fattispecie. Lo sanno bene i giuristi, perché definiscono la casistica giuridica e poi nel processo devono decidere se un certo fatto appartiene a una certa fattispecie. Quindi da una parte definiscono la casistica giuridica e poi devono verificare se quello che è successo veramente si può classificare
come un caso di quel reato. Ora, questo processo è un processo dinamico. Le persone lo fanno continuamente, ma anche continuamente trasformano la loro visione del processo di astrazione. Fanno intervenire le eccezioni, per esempio la famosa eccezione di Titti. Titti, se possiamo definire gli uccelli come tutti quelli che hanno le ali, allora Titti non sta dentro a questa classificazione, ma Titti a tutti gli effetti è un uccello, anche se non ha le ali, perciò lo devo mettere come eccezione del caso generale. Sì, è vero, Titti non ha le ali, non sa volare, però è un uccello. Tutto questo ovviamente presuppone una serie di decisioni che hanno a che fare con scelte umane e di potere. Allora, Wendy Chan, appunto, quando parla di riconoscimento, descrive proprio questa cosa che vi dicevo, cioè descrive il fatto che il riconoscimento avviene in modo estremamente diverso dalle persone alle macchine. Le macchine devono per forza agire sulla base di meccanismi di discriminazione. Questi meccanismi di discriminazione sono alla base del processo di riconoscimento che loro possono agire. E questi processi di riconoscimento quindi presuppongono di avere dei criteri precisi, delle categorie precise dentro le quali si muovono. Questo appunto è il caso di questo, che è famoso, di questo segnale stradale, per cui la perturbazione che avviene è assolutamente irrilevante per l'occhio umano, mentre per il sistema di riconoscimento artificiale non gli permette di vederlo. Lo considera, dopo la perturbazione, lo considera all'83% un vaso di fiori. L'altro problema che appunto interviene nel momento di agire la classificazione è quello della formulazione. Il modo in cui noi classifichiamo la questione del fidanzato per Margherita, il modo in cui noi costruiamo la rappresentazione del problema interviene su come poi il sistema algoritmico è in grado di valutarlo. E vabbè, questo appunto un po' l'ho detto all'inizio, cioè la questione della correlazione è completamente diversa dal concetto di causalità e l'interesse è tutto proiettato verso il futuro e, diciamo, utilizza sì il passato, ma utilizza il passato solo come una rappresentazione statistica di quello che succederà in futuro, non come una spiegazione del perché certe cose avvengono in un certo modo in futuro. Quindi dal punto di vista della causalità nulla ci possono dire gli schemi del passato rispetto al futuro. Inoltre noi utilizziamo spesso i meccanismi statistici per i sistemi di intelligenza artificiale più di successo utilizzano la statistica per fare delle previsioni. Il fatto è che quando noi dobbiamo intervenire sul caso singolo sappiamo bene che la statistica nulla ha da dirci. La statistica ci può dire qualcosa su una serie, ma quando noi dobbiamo decidere dal punto di vista della giustizia predittiva sulla valutazione della pena di un certo criminale, noi non possiamo far valere la statistica rispetto alla al bisogno di giustizia del singolo caso. Dobbiamo valutare il singolo caso a sé stante. Non possiamo mai, potremmo dire, siccome abbiamo sempre fatto così in passato, allora facciamo così anche per te. Questo sarebbe inaccettabile dal punto di vista della giustizia. Ma in realtà il meccanismo che invece suggerisce la pericolosità di un condannato è soltanto basato su un'analisi statistica. Allora, quindi i pregiudizi sono necessari per gli strumenti di apprendimento. Questa è una giurista importante, Hildebrand, che appunto in questo articolo descrive il meccanismo attraverso il quale i sistemi di apprendimento funzionano. I sistemi di apprendimento funzionano a partire da
dall'intervento di pregiudizi sulla costruzione delle regolarità, perché noi dobbiamo decidere che cosa assomiglia a che cosa e lo facciamo, lo insegniamo alla macchina a partire da dei pregiudizi che facciamo funzionare. Un altro elemento molto importante della presa di decisione in contesti incerti è la questione dell'obiettivo dell'apprendimento. Noi molto spesso appunto pensiamo a questi strumenti come degli strumenti di grande successo perché sono in grado di risolvere i problemi nell'ambito di situazioni come gli scacchi o il Go, che hanno una funzione obiettivo molto chiara, che è vincere la partita. È chiaro che se la funzione obiettivo è chiara, noi possiamo costruire un sistema appunto di apprendimento e possiamo, diciamo, fare fine tuning su questo sistema di apprendimento in modo tale che la macchina sia in grado di raggiungere l'obiettivo. È molto più complicato far funzionare questi strumenti quando in realtà non abbiamo un obiettivo chiaro. Qual è l'obiettivo, per esempio, di scegliere la persona migliore per un posto di lavoro? Qual è la funzione obiettivo di quel sistema algoritmico per la selezione del personale? Noi ovviamente lì dobbiamo dargli una funzione obiettivo, il proxy, costruiamo questa funzione obiettivo, ma questa funzione obiettivo implementa tutte le irregolarità e tutte le gli atteggiamenti discriminatori di chi ha programmato questo sistema. Se noi dovessimo definire in modo univoco la funzione obiettivo di un algoritmo per la selezione del personale, saremmo in grande difficoltà. E tant'è vero che poi appunto si dimostra che questi strumenti sono estremamente discriminatori, perché se sono fatti male i dati di training tendono a escludere interi gruppi sociali o appunto di genere. Oggi è l'8 marzo quindi. Ora, ovviamente la risposta è che anche gli esseri umani hanno i pregiudizi e quindi i pregiudizi delle macchine sono equivalenti a quelli degli esseri umani e non ci sono gli errori e non possiamo farci niente. Però il fatto è che mentre la macchina è bloccata dentro un'unica rappresentazione e non può essere in alcun modo controllata se non dall'esterno, se non attraverso dei lunghi e costosi meccanismi di auditing che poi devono essere fatti, e non è detto che vengano fatti, nel caso delle persone noi sappiamo bene che le persone hanno dei pregiudizi che sono situate, che quando decidono sono posizionate, e quindi il pluralismo delle persone rende poi, fa sì che questi posizionamenti non debbano agire discriminatoriamente. Se per caso dovesse succedere, comunque si interviene. L'altra questione è quella della agency, perché chiaramente questi strumenti sono degli strumenti che hanno una agency, ma non gli può essere attribuita attualmente la responsabilità. Quindi l'intervento decisorio del sistema tecnico agisce nel mondo, quindi appunto suggerisce la pena o decide chi assumere, seleziona chi può essere shortlistato o no, però non gli può essere attribuita la responsabilità di agire discriminatoriamente perché c'è il problema delle molte mani. Come mai si è arrivati a questa selezione? Come mai abbiamo chi è responsabile per queste scelte? L'attribuzione della responsabilità alla macchina presuppone di cambiare il nostro sistema della responsabilità. Inevitabilmente. L'utilizzo appunto di queste categorie prestabilite non è soltanto il fatto che possono essere sbagliate, il problema è che istituisce fenomeni, perché quando noi costruiamo da una posizione di potere la struttura categoriale a partire dalla quale decidiamo chi sta dentro e chi sta fuori, il candidato ideale, chi ha accesso o non accesso al prestito, qual è il valore del premio assicurativo o altre cose del genere, noi stiamo comunque intervenendo sul mondo e quindi stiamo istituendo un margine e un centro, e dobbiamo essere molto chiari su come funzioni questo meccanismo.
Allora, che cosa succede appunto se noi esternalizziamo la classificazione e l'astrazione? Immaginando di poter così garantire l'obiettività, no? Perché l'idea è la macchina fa meno errori, non ha il problema che dopo prima di pranzo si comporta male, dopo pranzo si comporta bene, eccetera. Ma questo però non risolve il fatto che nel momento in cui noi interveniamo con la valutazione, sia che la facciamo come esseri umani, ossia che la facciamo come macchine, stiamo comunque costruendo un giudizio, e il giudizio ha a che fare con un sistema di potere. E se noi perdiamo, diciamo, il controllo di chi è responsabile di questo processo di potere, perdiamo il controllo dell'attribuzione di responsabilità. Allora, noi abbiamo sempre esternalizzato molte delle attività umane, comprese quelle intellettuali, come l'organizzazione della memoria, eccetera. Ora siamo in procinto di decidere circa l'esternalizzazione del giudizio, cioè una parte della nostra ragione. L'idea dietro al progetto di esternalizzazione è la dimensione oggettiva che il sistema tecnico offre a fronte della soggettività e del posizionamento che caratterizza la nostra valutazione. Non c'è di per sé nulla di male nel tecnicizzare l'astrazione, ma il fatto è che se noi ignoriamo i criteri e le regole attraverso i quali l'astrazione viene implementata, è un passo ulteriore verso il processo di standardizzazione, tecnicizzazione e progressiva incontrollabilità umana di questo processo conoscitivo. Il punto è questo. Il punto è che cosa può essere automatizzato, perché dobbiamo automatizzare certi processi e quali vantaggi otteniamo dall'automatizzazione di certi processi. Come procediamo nel farlo? Chi è responsabile di questo processo di automatizzazione e standardizzazione? Quali sono i benefici e i rischi di questo processo? I campi nei quali facciamo valere la delega sono molti e sensibili. Quello della valutazione scolastica, per esempio, è uno di questi. Come facciamo a mantenere il controllo della plausibilità del processo, considerato che il sistema tecnico non esplicita le regole in base alle quali funzionano i criteri di astrazione e la costruzione della funzione obiettivo? Ecco, quello dentro il quale siamo è un processo di trasformazione dell'idea kantiana dell'esperienza trascendentale, cioè noi stiamo dicendo che la nostra struttura, diciamo, della categoriale e dell'intuizione trascendentale non è adeguata per comprendere il mondo, e stiamo quindi delegando un sistema tecnico per farlo al posto nostro. Questo, diciamo, noi potremmo fare, è una scelta di potere decidere di delegare questo sistema tecnico, a questo sistema tecnico l'esperienza, sostanzialmente, la definizione di che cos'è l'esperienza per noi, posto che noi non possiamo sapere tutto, noi abbiamo con il mondo un rapporto che ha a che fare con la nostra struttura dell'esperienza, no? Quindi noi abbiamo la visione, gli altri animali hanno una visione del mondo diversa, vedono cose diverse, noi però decidiamo che il nostro modo di vedere il mondo è adatto ad intervenire nelle situazioni del mondo, appunto, per esempio intervenire velocemente, sappiamo che possiamo intervenire velocemente di fronte ad un pericolo imminente. Se noi decidiamo di diciamo delegare l'esperienza trascendentale, diciamo, ad un sistema sociotecnico che quindi ha al suo interno molte persone ma che non si vedono e i cui pregiudizi e le cui volontà e i cui obiettivi non sono visibili, noi perdiamo il controllo della validazione dell'esperienza ed entriamo dentro un'era diversa dell'umanità, diciamo, dove in cui l'umanità ha un ruolo differente. Noi possiamo anche, la maggior parte dell'umanità ha un ruolo differente rispetto appunto alla presa di decisioni che poi intervengono nella nostra vita. Basta. Devo dire, ecco, The Making of Mathematics era il libro, era il titolo del libro, sì, di Cellucci. Okay.
poi ci fai avere queste slide, spostiamo certo. Così con i riferimenti. Grazie mille. Ok, grazie. Adesso abbiamo più o meno 50 minuti per, sia per fare domande alla nostra ospite, sia per fare brevi interventi, commenti, insomma, quello che desiderate. Prego. Chi vuole intervenire, alzi la mano. Prego. Buongiorno, innanzitutto grazie e complimenti per la presentazione, è stata molto affascinante. Vi faccio una domanda che forse è stupida, partendo dall'ultima slide, perché mi affascina il concetto di utilizzare uno strumento come l'intelligenza artificiale per superare l'intuizione trascendentale. No? Ma la mia domanda è questa, i limiti o i bias o le problematiche discriminatorie della parte del recognition, in generale del machine learning, dipendono dal fatto che chi programma quegli strumenti trasferisce i suoi bias, i suoi paradigmi cognitivi, epistemologici, tutta la macchina, o sono delle limitazioni del modo in cui la macchina funziona, che la costringe a validare le informazioni e classificarle secondo dei pattern, che alla fine spesso sono binari, almeno i macchinari più semplici che utilizziamo noi nel nostro lavoro. E forse questo può essere superato un giorno da una tecnologia che non sia necessariamente legata solo a quel tipo di funzionamento. Allora, ci sono diversi livelli del problema. Cioè, noi possiamo, all'inizio ho detto che appunto questi strumenti vanno molto bene in situazioni di stabilità. Senso, se c'è una situazione stabile, tu puoi avere una struttura della datificazione che è in grado, poi là c'è tutto il problema che i dati sono solamente un pezzo del fenomeno, eccetera, però comunque diciamo che puoi dare delle informazioni che possono essere estremamente utili per intervenire. La questione è quando tu utilizzi un sistema tecnico di questo tipo, che è comunque basato sulla discriminazione, cioè sui meccanismi di discriminazione, ma questo non inteso in senso negativo, cioè intesa nel senso del discrimen, cioè della scelta, cioè tu decidi che vuoi che quello classifichi su gay o straight e quindi quello classifica su gay o straight, ok? E sulla base di quello costruisce dei criteri per identificare gli attributi che possono stare dentro gay o dentro straight. Okay. Questa operazione, che è un'operazione che non è che riguarda soltanto la macchina, che riguarda una certa idea del pensiero occidentale di costruire delle categorie e mettere dentro a queste categorie il mondo per giudicarlo. Nel momento in cui tu utilizzi questo sistema e lo automatizzi, cioè quando lo fanno le persone anche lo fanno, però le persone noi sappiamo che possono sbagliare, noi sappiamo che possono commettere errori, noi sappiamo che possono essere pregiudiziali, noi sappiamo che possono avere uno sguardo che è appunto legato al suo passato coloniale, alla storia coloniale, quindi sappiamo che quella vista non è il mondo. Il problema è che se noi mettiamo questo sistema, diciamo, di strutturazione delle categorie, dei processi di astrazione all'interno di un sistema socio-tecnico di cui non vediamo il posizionamento, noi stiamo in realtà totalizzando, stiamo assolutizzando un meccanismo che è un meccanismo che invece ha sempre valore solamente se è da quella vista. Poi c'è un'altra questione ancora, dal punto di vista epistemologico per me, che ha a che fare con il fatto di... questa è una cosa. Si possono fare tanti interventi in questo senso. Per esempio, si può intervenire dicendo noi vogliamo non essere discriminatori, quindi noi vogliamo forzare i curricula delle donne invece che togliere i curricula delle donne. E quindi interveniamo sul sistema algoritmico, diciamo, a tutela dei margini e delle minoranze. Però io allora dico
allora non è il sistema algoritmico, allora sono le persone che intervengono e dicono quello che l'algoritmo deve fare, è ventriloquo. Cioè allora la macchina è un ventriloquo degli esseri umani. Allora perché gli esseri umani non vengono fuori e ci dicono chi sono e perché lo fanno e dove stanno e qual è il loro obiettivo? Se invece lo fa la macchina da sola fa questo. Cioè la macchina da sola, tu gli dici trovami gli straight e i gay e la macchina decide quali sono gli attributi dei gay e degli straight. Non si pone il problema che tu puoi non essere, puoi essere gender fluid, che questi attributi sono... cioè, quando si può controllare i meccanismi categoriali della macchina e quelli che non sono della macchina, spesso si scopre che sono sbagliati. Perché, per esempio, il Google Flu Trends, che lì c'erano gli altri dati che ti facevano vedere che quelle previsioni erano sbagliate. Il problema è che ci sono dei contesti nei quali tu non puoi fare il controllo e dire mi affido alla macchina o non mi affido alla macchina. Ed è questo che fa problema. Io non credo che ci sia una soluzione tecnologica di questo problema. È una questione politica. Se noi vogliamo lasciare la agency della presa di decisione in situazioni incerte alle persone che se ne assumono la responsabilità, che lo fanno dal loro essere, diciamo, simili agli altri, cioè quindi, per esempio, che ne so, il giudice giudica, ma lo fa non soltanto a partire dal suo essere un giurista esperto, ma anche dal fatto di essere un essere umano e di sapere che quindi ci possono essere, cioè che quella situazione, ti puoi essere trovato in quella situazione, quindi puoi valutare, che ne so, delle situazioni che riguardano il caso singolo, la singolarità della casistica, al di là della tua nozione categoriale degli istituti giuridici che puoi applicare. Se noi decidiamo che non vogliamo fare questo, è incommensurabile come te lo fa la macchina. Cioè anche il giudizio del giudice può essere biased e può essere pregiudiziale, e quando fa la giustizia predittiva, perché comunque quando tu dai la pena, stai comunque facendo una valutazione non su quello che lui ha fatto, ma su che persona è. E quella valutazione è una valutazione di carattere soggettivo. Quando il medico ti dà la diagnosi, te la fa perché sa le cose che sa, ma anche perché valuta il tuo caso singolo, nella sua complessità, nella sua singolarità. È così che dovrebbe essere. Ma come dice Marx, se tu automatizzi la decisione umana, come l'hanno fatto per... cioè, Marx lo dice a proposito degli operai, no? Cioè, c'è stata la prima di mettere le macchine, diciamo, la catena di montaggio, è stato necessario automatizzare i comportamenti, cioè i movimenti degli operai artigiani. Quindi là, se tu costruisci una procedura alla quale il medico si deve attenere, a quel punto lo puoi sostituire con la macchina. E quindi quello è un processo che è in corso. Per esempio nella medicina il processo è in corso, nella giustizia ancora no, però potrebbe diventarlo. Ma sono delle scelte di proceduralizzare la presa di decisione oppure di mantenere mantenere in mano il pallino dell'euristica, diciamo, in mano umana il pallino dell'euristica. Io sinceramente penso che sarebbe meglio mantenere in mano umana il pallino dell'euristica, però non è detto, cioè possiamo fare l'una e l'altra cosa. Io sto solamente dicendo che i meccanismi categoriali fanno morti e feriti, e che quindi se noi non stiamo attenti a come li mettiamo in mano, gli informatici non lo sanno, mentre gli umanisti sì, perché gli umanisti hanno già passato tutta la trafila di utilizzare le categorie e vedere che combinavano i casini. E gli informatici non l'hanno ancora capito, cioè non sono passati per quella volta e facevano altre cose prima. Quindi adesso loro stanno facendo gli apprendisti stregoni, rimettendo quelle categorie dentro ai numerelli. Beh, è bellissimo che tu lo dica qui al Politecnico di Torino, dove sono praticamente tutti informatici. Ma comunque io lo dico.
Abbiamo Juan Carlos De Martin che ci tiene molto alla multidisciplinarietà, eccetera, però devo dire che detta così proprio non l'avevo mai sentita qua dentro. Quelli che ci sono qui però secondo me lo sanno. Noi possiamo farlo in tanti casi. È un'eccezione alla regola il CentroNex, diciamo. No, noi possiamo farlo in tanti casi, decide in tanti casi, abbiamo già fatto questa proceduralizzazione, automazione della categorizzazione. Con esiti, cioè, che ne so, anche nella scienza l'abbiamo fatta, abbiamo deciso che cosa studiavamo e che cosa non studiavamo, che cosa c'era da vedere e che cosa non c'era da vedere. Poi ogni tanto si scopre che alcune cose che abbiamo detto che non erano da vedere, invece era importante guardarle. No, questi sono... Tu quando categorizzi è come dire e fu sera e fu mattina primo giorno, non è che prima non c'era la sera e la mattina, però chiamarle le costruisce. E quindi qua il problema è chi le deve chiamare. Chi chiama la sera e la mattina? Le chiamano le persone collettivamente attraverso un processo intersoggettivo e politico e democratico, o le chiama un sistema sociotecnico di cui noi non vediamo i meccanismi e che però ci scarica dalla responsabilità di doverlo fare noi? Perché questo c'era forse lui. Tutto bellissimo, condivido anche l'ispirazione e l'idea di fondo, nel senso che appunto per gli umanisti è anche più facile essere consapevoli dei bias, delle cose che non funzionano. Io per esempio uso spesso l'esempio di Spotify, uno mette la carta prepagata per pagare il rinnovo mensile, magari si dimentica di caricare la carta. Risulta che non ha pagato, se un giorno quel dato venisse aggregato, usato, non ti danno il mutuo, dici perché sei cattivo pagatore, c'è un problema. Che è un esempio che sembra strano, ma poi non è così realistico rispetto a cose che poi sono effettivamente successe e venute fuori, no? E c'è chi, per esempio, cerca di... No, ci sono soluzioni del tipo explainable AI, o c'è chi parla di agenti custodi algoritmici che... No, degli esperti che mentre vengono costruiti algoritmi stanno lì a sorvegliare come fossero appunto cose di poliziotti. E quindi tutto il vero, però aggiungere un ulteriore livello di problematizzazione, no? Perché faccio l'ingegnere da un certo punto di vista, nel senso che se partiamo dal presupposto che per tanti motivi oggi è persino ovvio, soprattutto dal Novecento in poi, di questa idea del principio della delega, no? Secondo cui appunto noi esseri umani viviamo attraverso dei processi di delega, cioè esistiamo perché a un certo punto deleghiamo delle funzioni intanto ad altre persone, ma poi anche a degli strumenti. Ora, senza fare nuovi storie, faccio un esempio. Dice, c'è una differenza fra una lavatrice che lava i panni al posto tuo, quella è una delega buona, perché io non lavo i panni e mi metto a scrivere un libro di filosofia, per dire, e una lavatrice che magari mi decide quando lavare, come lavare, cosa lavare, quindi anche cosa indossi. Uno dice lì, come dire, una transizione tra una cosa che va bene e una cosa che non va bene. Da un certo punto di vista, però, io mi chiedo, è vero che c'è una differenza, però perché in linea di principio deve essere veramente così? Non possiamo pensare che anche le funzioni che noi eravamo abituati ad associare più alla nostra mente, quindi giudizio, la ragione, eccetera, eccetera, non possono essere delegate. Da un certo punto di vista io non vedo una ragione di principio forte per cui questa cosa dici non può esserci. Ora, c'è tutto l'altro, quindi posto che ci sono i problemi che bisogna affrontare, eccetera. C'è però l'altro lato che appunto viene spesso, ho l'impressione che non viene considerato, e cioè che appunto, per esempio della lavatrice, ma si potrebbe fare lo stesso della scrittura, che per me è appunto un caso bellissimo, ma non voglio parlare troppo. Far fare qualcosa a uno strumento ti permette di fare altro. Cioè, quell'aspetto del fare altro che ho l'impressione che ancora non ci si sia posti abbastanza. Perché? Appunto perché quando entra in gioco l'oggettivazione delle capacità cognitive del cervello, effettivamente è qualcosa di difficile da digerire. E lì per dire, c'era lui, la chiamo Lama anche per essere sintetici, la filosofia dei figli e dei fiori, insomma, che Marcuse è l'emblema di questa idea, che è una tecnica, appunto, tu deleghi praticamente un sacco di cose, così puoi fare l'amore e fare l'artista. No?
Quindi c'era l'idea che fare altro voleva dire questo. Poi, già far l'amore un po' si comincia a delegare. L'altro non ne parliamo da quando ci sono le tecnologie test to image che hanno scatenato polemiche. Quindi la vera domanda diventa, ma appunto, ammettiamo anche che deleghiamo le decisioni. Perché da un certo punto di vista a me fa comodo anche che, non lo so, che ci sia un pop-up che mi suggerisce di comprare un testo che non conoscevo, eccetera, eccetera. C'è un senso in cui, questo senza nelle questioni tecniche storiche, no? Quindi l'esonero serve a, appunto, a sgravarti di compiti e a poter pensare ad altro. La domanda diventa, cos'altro possiamo fare una volta che, per esempio, abbiamo delegato le decisioni? Uno potrebbe anche dire che poi la posizione di fondo di quelli che credo siano magari più critici rispetto a questa idea, che il problema è che non ci resta altro da fare. Che per esempio un'idea che è interessante veniva fuori uno dei primi filosofi della tecnologia un po' sistematici, Paul Asberg, che dice, parla proprio di questo, lui lo chiamava la disattivazione del corpo. Dice, l'evoluzione funziona per, per progressivi disattivazioni del corpo. Quindi dice, ci disattiviamo tutti, la nostra prospettiva vedeva proprio dire questo in qualche modo. Quindi uno dice, ci disattiveremo del tutto? Mi sembra un po' strano, però è la posizione che può esserci. Oppure potremmo anche cominciare a chiederci che altro potremmo fare una volta che abbiamo deciso che qualcun altro decide, senza ignorare i problemi, ripeto. Allora, questo era un po'... Io non ho detto che noi non possiamo delegare, non l'ho mai detto. Io ho solo detto, qua c'è da scegliere cosa e perché vogliamo delegare, perché il punto non è se noi possiamo delegare o no, ma il punto è perché delegare una categorizzazione che comunque non è che la macchina fa meglio di noi, fa solo al posto nostro. Dopodiché noi possiamo decidere che lo vogliamo comunque fare, e non è che la macchina lo fa da sola, perché la macchina lo fa con un sacco di persone diciamo importanti e persone scarse, che sono quelle che taggano il training set e che fanno ottimizzazione, perché come AI, per esempio, c'è un esercito di persone che va lì e controlla che le risposte siano giuste e interviene a migliorare, eccetera. Quindi ci stanno quelli bassi, quelli alti e quelli in mezzo. Quindi stanno un sacco di persone che intervengono. Quindi insomma, è importante che noi capiamo bene che non sono, ma qui lo sapete tutti, che non sono delle macchine, sono dei sistemi sociotecnici. Quindi le persone ci sono, è soltanto che non siamo noi. E questo è un punto. Quindi perché delegare a delle persone che ci sono e che non siamo noi, che non sappiamo che cosa stanno facendo? Boh, perché ci scarica dalla responsabilità. Il motivo è questo, che ci scarica dalla responsabilità di farlo noi. Bene, e poi il punto è come reinternalizziamo. No, perché io l'ho detto all'inizio, ho detto noi abbiamo esternalizzato perché poi c'era una reinternalizzazione. Qui la esternalizzazione sembra essere nel senso di un oracolo, di un'autorità che è peggio della Chiesa, perché la Chiesa hanno pure tanti. Invece qua c'è proprio il Moloch. Quindi noi stiamo esternalizzando a favore di un'autorità che decide oracolarmente al posto nostro su delle cose che sono soggettive, perché non è che c'è la verità di qual è la persona che deve avere questo posto di lavoro, non c'è la verità di quanti anni di pena devo dare a questa persona, non c'è la verità della diagnosi da fare e dell'intervento medico da fare, non ci sono queste verità, ci sono delle scelte che noi possiamo tenere o demandare, farci aiutare, perché potremmo anche fare, forse questa è la cosa che faremo, che io penso che faremo, ci faremo aiutare, ci faremo supportare nel prendere queste decisioni che non hanno una verità, ma che sono aperte e che intervengono e trasformano. Cioè, perché la tecnologia che fa questo, interviene e trasforma la relazione col mondo. Non è che dice il mondo sta così, cioè è diverso, capito? Quindi perché lo vogliamo fare? Tanto dobbiamo capire perché lo vogliamo fare e poi, come dici tu, dobbiamo capire che facciamo invece. Che facciamo invece? Perché questa è un'interessante domanda. Perché poi sarebbe bello fare l'amore e fare l'arte, anche se la fanno pure le macchine, la possiamo fare pure noi, ma magari. Il problema è che non sta andando così, non è che noi abbiamo più tempo libero. Il risultato è che, come dice Wiener, se tu metti un processo nella situazione
che una macchina deve competere con la macchina, cioè che un essere umano deve competere con la macchina per farlo, tu hai messo la persona nella condizione dello schiavo. Non è che ti danno il reddito. Tu lavori come schiavo perché stai ai tempi della macchina. Questo è l'esito per ora. Non abbiamo il tempo libero. Il tempo non ce l'abbiamo libero. Perché poi dobbiamo comunque procurarci il cibo. Questo per ora lo dobbiamo fare. Sesso possiamo evitare, ma il cibo no. E comunque gli africani ancora fanno anche sesso, quindi poi dovranno procurare il cibo anche per loro, dovremo procurare. Quindi diciamo che questo è il problema. Come reinternalizziamo? E qual è il vantaggio? La domanda anche è, qual è il vantaggio di questa delega? Che ci guadagniamo noi? Noi esseri umani che non siamo dentro la Silicon Valley e non partecipiamo a questo processo. Qual è il vantaggio nostro di far fare questa cosa alla macchina? Prego. Scusate, c'è anche una domanda, un commento online che rischiamo di trascurare. Ah, no, no, no. Forse magari diamo per evitare quello che già di una parte della fa. Sì, ma è questo? Sì, sì, Francesco V. Scusate, io dopo... La differenza sta nella consapevolezza con cui deriva la responsabilità, disponibilità a mettere in discussione i preconcetti e l'accettazione di un rischio. Sì. No, no, certo, la questione della consapevolezza secondo me è molto importante, cioè è importante che noi capiamo che c'è una soggettività anche in questa delega, che delegare non ci risolve il problema della soggettività, semplicemente ci allontana la soggettività che interviene, ma non risolve il problema della soggettività. E questa consapevolezza credo che sia molto importante, perché poi noi possiamo decidere comunque di farlo, però dobbiamo sapere che lo stiamo demandando ad un'altra soggettività, al posto nostro. E poi dobbiamo anche capire, appunto, come dice lui, che cosa facciamo. Che va bene, cioè, potremmo fare altre cose, ma infatti c'è un potenzialmente si potrebbe fare un esodo. Cioè, le decisioni pigliatele voi, fateci vivere. Grazie, preferisco vivere. Ma il problema è l'agibilità della vita dentro a questo quadro. Io volevo infatti fare un collegamento col mercoledì di Nexa precedente, perché... Questo tema lo stiamo discutendo spesso, no? L'altra volta con Aida Ponce, che era venuta, appunto, ci eravamo un po' interrogati, per esempio, sull'uso degli algoritmi nel mondo del lavoro, no? Quindi dare un lavoro a qualcuno, togliere anche magari un lavoro a qualcuno. E appunto, la discussione verteva sull'uso dell'algoritmo come, diciamo, uno strumento retorico per appoggiarsi e dire, guarda, è oggettivo che io ti devo licenziare o che ti devo assumere. Ovviamente a chi conviene che questa cosa funzioni così? Al proprietario dell'algoritmo, che produce l'algoritmo, e che dice, guarda, cioè lui dentro di sé dice, io questo lo voglio licenziare così, risparmio, guadagno. Però se quello vuole rompere le scatole, tu gli rispondi, guarda, è oggettivo, lo dice l'algoritmo. Quindi ti devo licenziare. Però noi... discutevamo sul fatto l'altra volta con Aida Ponce, che come anche mi pare tu ci abbia fatto immaginare che potrebbe succedere, se l'algoritmo è creato dal proprietario dell'azienda e dai sindacati, no? Per esempio, quindi tutti e due si mettono lì e dicono, guarda, deve funzionare così l'algoritmo per decidere se licenzio o se assumo qualcuno. Magari l'oggettività dell'algoritmo potrebbe essere utilizzata per bilanciare la soggettività del padrone, del proprietario che ti vuole licenziare per risparmiare, ma invece tu gli dici, guarda, però l'algoritmo dice che non ci sono delle buone ragioni, no, per licenziare questo lavoratore. Questo naturalmente se si è lavorato politicamente a fare in modo che l'algoritmo funzioni in maniera, diciamo, chiara, sia per chi lo possiede, sia per chi può essere giudicato, no, diciamo, da quest'ultimo.
cosa ne pensi di questa discussione sotterranea fra i vari mercoledì di Next? Assolutamente sono d'accordo. Cioè, allora, il problema, io l'ho detto brevemente, la questione è la funzione obiettivo. Cioè, come vogliamo costruire questa funzione obiettivo dell'algoritmo? Cioè, se la questione è massimizzare i ricavi del datore di lavoro o tutelare i lavoratori? Se noi vogliamo costruire un algoritmo a tutela dei lavoratori, lo possiamo fare, c'è sempre una certa rigidità di definire questa tutela, però lo possiamo fare, nulla ce lo vieta, ma di fatto però non è così. Sì, sì, ovviamente, cioè, la società in cui viviamo non costruisce, usare l'algoritmo per dare a chi lo possiede l'argomento obiettivo per affermare il suo sistema nel mondo, no? Diciamo, nulla ci vieta diciamo, attivarci tutti affinché questa cosa venga, questo squilibrio di potere venga bilanciato dentro all'algoritmo, che poi diventa il sistema oggettivo per far funzionare il sistema economico. No? Per fare questo, ovviamente, mi sembra di aver capito che l'algoritmo fatto dal sindacato potenzialmente contenga gli stessi problemi di quello fatto dal datore di lavoro. Ma questo è, nel senso che il problema, se ho capito bene, come diceva la professoressa, è sapere quali sono le decisioni alla base dell'algoritmo. Poi, se sappiamo che uno viene dal datore di lavoro, l'altro viene dal sindacato, ci possiamo fare un'idea esattamente come succede con i contratti. Ma se vengono da due separati, sì. Ma sì, se invece si fa insieme, e lo sappiamo sia il datore di lavoro che il sindacato, che funziona. Il problema che vedo qua. Però c'è lo Stato, no, che può fare delle leggi o no. È solo un terzo attore, cioè inserisce un terzo attore, ma non cambia. Ma il giudice è nello stesso problema che abbiamo sempre detto, nel senso che applica la legge o tiene conto del caso particolare, deve fare entrambe le cose. Aristotele diceva che la giustizia è appunto commutativa, distributiva, con la proporzione matematica o proporzione geometrica, però c'è un elemento nella giustizia che si chiama equità, nella citazione che tu hai riportato, citava proprio questa parola, l'equità, epieia, diceva Aristotele. E cioè il giudice non solo applica in maniera teorematica, diciamo così, la legge, decide se un caso è incluso in una legge, ma deve anche tener conto della peculiarità del caso e vedere in che misura si discosta dalla legge e quindi applicare questo elemento correttivo che si chiama equità, che summum ius, summa iuria, normalmente. E questo è quello che fa la giurisprudenza. Ma la giurisprudenza è un'attività fronetica, prudenza è una traduzione di phronesis, e cioè quello che Aristotele chiamava la saggezza. La saggezza non funziona semplicemente come la scienza in maniera analitica, nel senso che deduce il caso particolare dal caso generale in maniera teorematica. La prudenza, diceva Aristotele, ha bisogno di esperienza. Io posso sapere che le carni bianche fanno bene, ma poi devo saper riconoscere quali sono le carni bianche per prescriverle al malato. E quindi il problema del giudice è proprio questo, che non può applicare la legge in maniera puramente deduttiva, ma deve far intervenire un elemento correttivo, perché i casi particolari non possono mai essere ridotti al caso generale. Cioè, c'è sempre un elemento appunto di rumore, io direi di incommensurabilità nella realtà, perché il vero problema è quello della misurazione della realtà. A questo proposito, io avevo una domanda per te sul titolo proprio. In contesti sociali incerti, mi sono chiesto se quell'incerto è un restrittivo dei contesti sociali, e cioè i contesti sociali, cioè quelli che sono incerti, ma ci sono dei contesti sociali certi, oppure è semplicemente in contesti sociali? Perché all'inizio della tua presentazione hai detto soltanto contesti sociali. Volevo solo chiarire che sì, i contesti sociali sono per loro natura incerti. Certo. No, perché appunto una macchina funziona bene se ha un contesto ben definito. Un contesto ben definito come la scacchiera degli scacchi o quella del Go, che sono contesti chiusi, hanno delle regole ben definite e va bene. Ma siccome le relazioni sociali sono delle relazioni sempre aperte e non possono essere delimitate,
allora sono per natura incerte. Certo. E quindi, voglio dire, sono in questi contesti che noi non possiamo affidarci a una macchina che, insomma, funziona molto bene se costruisce il suo contesto e aderisce pienamente a questo contesto. Cioè, una macchina a guida autonoma funziona molto bene se uno gli costruisce il contesto in cui funziona. Ma nel primo caso imprevisto, la macchina a guida autonoma non funziona, non riconosce il caso, diciamo, particolare. Alcune cose noi, possiamo, cioè, noi potremmo pensare di costruire degli algoritmi a favore, per esempio, della elasticità degli orari sulla base delle richieste dei lavoratori. Però questo non è quello che fanno gli algoritmi di riconoscimento, cioè quelli del pattern recognition, perché il pattern recognition istituisce delle regolarità e le istituisce a partire dai dati. Allora tu, se c'hai dei dati, bisogna vedere cosa c'è nei dati, quello che tu poi estrai come schema. E quindi là devi fare un'altra cosa, cioè tu puoi fare un protocollo di... Ma si fa un protocollo sindacale, non è un algoritmo di tipo... machine learning, perché non c'è niente da imparare, cioè tu devi fare adesso, tutelare adesso il lavoratore adesso, no quello che hai tutelato prima eventualmente lo ritutelli, no, perché come è costruito il sistema è costruito per preservare la regolarità che è nel passato. Questi sistemi qui preservano la regolarità che c'è nel passato, e siccome la realtà è iniqua, restituiscono, risputano fuori l'iniquità della realtà. Quindi, così com'è, il sistema non può funzionare. Tu puoi fare un'altra cosa, puoi fare un protocollo di intesa con i sindacati per tutelare i loro diritti. E lo puoi anche scrivere come un programmino. Non è intelligenza artificiale, è un'altra cosa. È un programma a tutela dei lavoratori e delle loro prerogative, rispettando le leggi a tutela dei lavoratori. Ma chi lo vuole fare questo? Se qualcuno lo volesse fare, sarebbe bello, ma non mi sembra che questo sia il caso. Prego. C'è anche, scusate, non sono d'accordo con me, c'è anche un caso intermedio rispetto ai due, pensando al lavoro, nel senso che immagino che sia già successo, comunque potrebbe capitare, che c'è un'azienda che dice: abbiamo raccolto dati da parte dei magazzinieri che mettono, prendono pacchi e li scaffali e li portano alla spedizione. E abbiamo accumulato dati per diversi anni con migliaia di magazzinieri e abbiamo visto che è ragionevole, perché un valore medio, fare tot operazioni all'ora, per cui vanno ai sindacati o ai lavoratori e dicono: guarda, questo è il valore medio statisticamente significativo, dunque noi riteniamo che questo sia il minimo che si debba fare. Ovviamente, magari omettendo le conseguenze sulla salute dei lavoratori, omettendo l'effettiva fatica soggettiva o psicologica dei lavoratori, semplicemente prendendo il dato e presentandolo come oggettivo. Allora, quello è l'utilizzo di dati tipo machine learning, in un certo senso, che però, appunto, anche magari in buona fede, ma magari anche in malafede, viene sfrondato da una serie di dati aggiuntivi che renderebbero il quadro in maniera più fedele, e viene presentato come un'evidenza oggettiva, dire: vorrei mica fare meno di questo, siamo mica scarse fatiche. Questo forse è una cosa un po' a confine tra i due. No, certo, assolutamente. Ma la questione, io non ho parlato dei dati qua perché poi non c'è il tempo, non ho parlato di tutto, ma la questione dei dati è un altro tema molto, diciamo, problematico per quanto riguarda il machine learning. Perché il machine learning, in realtà, cioè noi crediamo che il machine learning ci dica qualcosa sui fenomeni. Il machine learning ci dice qualcosa sui dati. I dati non sono i fenomeni, e questo lo sa chiunque, non c'è bisogno di essere un filosofo per sapere che i dati non corrispondono ai fenomeni. Le persone sanno che i dati non corrispondono ai fenomeni. Il machine learning, il sistema di machine learning, questa cosa non la sa. Il mondo per il machine learning sono i dati d'entrata, e quindi quello che c'è nei dati d'entrata è il mondo. È tutto ciò che c'è da sapere, ma se quei dati sono bias, se quei dati sono prodotti forzando, scudisciati i lavoratori a produrre, quello il machine learning non lo può sapere così come è configurato. E quindi questa dimensione semiotica per cui tu c'hai il mondo, c'hai la tua rappresentazione del mondo,
e il soggetto che agisce questa cosa è una triangolazione. Noi sappiamo, quelle rappresentazioni funzionano per noi proprio perché noi sappiamo che c'è sempre uno scarto. Ma quella consapevolezza dello scarto è totalmente ignorata dalla macchina. Per la macchina non esiste quello scarto. La macchina non ha, che ne dicano, perché alcuni informatici lo negano. Dicono che loro fanno la distinzione tra i dati di input e la risposta algoritmica, ma non è vero, perché non c'è niente fuori da quei dati di input. Non è che c'è un mondo che poi quei dati incarnano. Non è così. E quindi questo è un altro punto. Quindi per fare quella cosa là bisogna stare attenti a che cosa si utilizza come contesto e come sistema. Uno può fare un sistema, diciamo, vecchio stile, logic programming, dall'alto verso il basso, decidendo quali sono le caratteristiche che deve preservare a tutela dei lavoratori. Però questo è un'altra cosa da quello che stanno facendo adesso. Oppure puoi fare pattern recognition, però dicendo alla macchina che tipi di dati si deve procurare. Cioè bisogna controllare i dati, perché infatti le femministe, una cosa che fanno le femministe è controllano i dati. Quella cosa di data determinism è noi decidiamo quali sono i dati che teniamo. Perché quei dati... Decidi che ci sono alcune cose della realtà che è significativo che la macchina studi per capire i pattern e altre cose che devono rimanere fuori. È una lotta politica, ovviamente. È assolutamente una lotta politica, ma per questo è necessario avere il controllo sul processo, mentre adesso noi siamo in una situazione di completa simmetria tra privato e pubblico, per esempio. Anche quando utilizziamo questi strumenti nel pubblico, questi strumenti sono costruiti nel privato e processati nel privato, e questo ha a che fare anche con la validazione della conoscenza, perché questo è un cambiamento epocale, perché prima la conoscenza stava in mano al pubblico, adesso la conoscenza sta in mano al privato e i ricercatori pubblici devono piatire l'accesso ai dati, e quindi come possono poi fare ricerca come dicono loro? Cioè, quindi ci sono una serie di trasformazioni in corso che rendono questa cosa difficile da fare, anche se sulla carta non è impossibile. Prego, perché scusa. Intanto mi associo ai complimenti e al ringraziamento. Volevo chiedere, a proposito della questione della delega della decisione, se siamo sicuri che invece prima queste decisioni le prendevamo noi, cioè se abbiamo un potere, se questo potere decisionale che abbiamo delegato, stiamo delegando, se in realtà ce l'abbiamo mai avuto. Questo secondo me si potrebbe mettere un po' in questione. E provo a spiegarmi, lei ha descritto molto efficacemente un modello di organizzazione della conoscenza e del potere che corrisponde, che va di pari passo con lo sviluppo di digitalizzazione e degli algoritmi. E come dire, io mi chiedo se in particolare, per esempio, per quanto riguarda le funzioni di regolazione sociale, si è fatto un esempio anche del mercato del lavoro, cioè se questa un'istanza pubblica deputata a questa regolazione sociale o del mercato del lavoro è se prima c'era o meno, però no, un tempo certamente no, prima della democrazia c'era, insomma, l'arbitrio di qualche potente così. Poi in tempi più recenti qualcuno ha parlato di mano invisibile o qualcun altro di soggetto automatico, ma insomma questo centro decisionale che fosse in mano nostra, il pallino fosse in mano nostra, così non è del tutto certo. Anche nel campo della conoscenza, in fondo, l'aumento del peso della statistica e il divenire così meramente quantitativo delle scienze sociali è un fatto che si lamenta già da prima degli algoritmi. Quindi, insomma, la mia domanda in sostanza è se noi dobbiamo intendere la sua ricerca come una dimostrazione di una novità, di un nuovo modello di conoscenza e di organizzazione prodotto dagli algoritmi e da questi settori dell'intelligenza artificiale, del machine learning, oppure se al contrario non dobbiamo capire la grande importanza dei risultati di questi ambiti di ricerca e la rilevanza che hanno per noi anche come funzioni di un modello di potere e di organizzazione della conoscenza già precedente.
No, questo è assolutamente giusto, nel senso che questi strumenti sono degli strumenti che sicuramente mandano alle estreme conseguenze il processo di quantificazione che, diciamo, che ha a che fare con, sempre, in realtà appunto quello è stato un processo progressivo, perché da Galileo, perché anche Galileo ha fatto questo pezzo e poi progressivamente altri pezzi del mondo sono stati sussunti, diciamo, sotto la quantificazione della rappresentazione, e quindi in realtà hanno contato soltanto i meccanismi che potevano essere rappresentati quantitativamente in una certa forma, in un certo modo. Ci sono alcune resistenze anche all'interno della scienza, perché comunque, per esempio, la biologia, sì, si utilizzano questi schemi di matematici, però entro certi limiti, cioè c'è una prevalenza. Il punto che lo stavo dicendo prima, poi mi sono distratta, il punto è il punto secondo me nevralgico, che ha a che fare con il pluralismo e la singolarità. Questi due aspetti che comunque sono sempre stati parte integrante del nostro sistema di conoscenza, sia pure in modo zoppo, in modo incasinato, in modo non sempre centrale, e la questione è della rilevanza di questo pluralismo e di questa dimensione della singolarità, della relazionalità, cioè che in realtà non esiste una situazione esterna vera e propria, ma esiste una relazione. Quindi il problema è se noi vogliamo partire dalle categorie o vogliamo partire dalle relazioni. Questo è sicuramente un tema che non riguarda soltanto gli algoritmi. Gli algoritmi è come se mandano alle estreme conseguenze questo processo di alfabetizzazione, che è un processo di diciamo di standardizzazione e di proceduralizzazione della presa di decisione in tutti i contesti. All'interno di questo, però, noi, la storia dell'umanità è proceduta, ha proceduto anche a partire da questa tutela del pluralismo, perché la tutela del pluralismo ti consente di reagire alle situazioni incerte velocemente. Se tu sei un pachiderma che hai tutta una struttura automatica per la presa di decisione, quando ti trovi di fronte alla instabilità del mondo non sai come fare. Quindi tutelare questo pluralismo, al di là delle macchine sì, macchine no, per esempio Yukui, che è un filosofo della tecnologia che sta molto all'interno del contesto, non so se lo conosci, sta molto all'interno del contesto della appunto tecnicizzazione in modo non critico, però lui sottolinea questo aspetto del pluralismo, cioè se la tecnologia va bene nella misura in cui conserva la pluralità delle soluzioni, se invece la tecnologia spinge verso la stabilità e la monodirezionalità della soluzione, che è considerata l'unica situazione razionale, universalistica, universalizzata di questa ragione, universalizzata, esternalizzata, ipostatizzata e incontrollabile, allora lì c'è il problema, c'è il nodo. Io quindi non è che voglio dire che quello sono venuti out of the blue e mo si cambia, sto dicendo che però il cambio del sistema di memorizzazione velocizza certi processi che comunque erano già in corso. C'è anche gli uomini hanno dei pregiudizi in fondo, non so se il pluralismo garantisce la compensazione dei pregiudizi, ma poi... Visto che mancano solo 15 minuti, ma diciamo una piccola, piccola domanda, sì, la faccio in italiano, se non capisci un tubo mi dici, ok? Ma se puoi puoi parlare in francese. No, mi va bene. Ha mostrato questo esempio con il segno stop. Sì. Come esempio, le macchine non funzionano davvero bene, è possibile di, per così dire, ingannare un po' la macchina. E mi ha fatto un po' riflettere sulla la posizione del resistente, l'atto di resistenza, un po' collegato con la questione del pluralismo, singolarità. Dobbiamo in qualche modo statuire la posizione di resistenza nell'algoritmo, che è un po' di quello stiamo parlando a questo momento,
o lasciare questa posizione di resistenza come una posizione marginale nella storia della tecnologia. E in questo, in qualche modo, solo per finire, la posizione di Galilei è un po' una posizione di resistenza anche. E allora mi fa pensare che è ancora possibile oggi avere questa posizione, per esempio come un artista, o come un punk, o come qualcuno che non vuole davvero obbedire a questo sistema. E è così qualcosa che è disparu, che è decaché. Ma dunque, la resistenza è chiaramente è una possibile risposta. Noi possiamo resistere a questo sistema come se fosse un nemico, no? E certamente trovare però gli spazi della resistenza non è semplice, perché in realtà il fatto è che questa tecnologia colonizza, questa tecnologia è una tecnologia colonizzatrice, nasce come una, diciamo, sorta di colonizzazione con altri mezzi del sistema, e questo lo dice pure, cioè nel senso, la tendenza più forte, il problema della resistenza presuppone la costruzione di un soggetto, ma il soggetto è destituito dalla relazione con la tecnologia. Ora, credo che ci possano essere degli spazi di resistenza, che sono su diversi livelli, che sono da una parte a livello delle pratiche, però ci vogliono le soggettività che vogliono sottrarsi alle pratiche. Per esempio, nella Silicon Valley c'è tutta una serie di figli dei tycoon che studiano col gesto grafico, non vedono i computer fino a 18 anni, e imparano a scrivere, proprio tipo fanno la scrittura, imparano la scrittura, perché in realtà dentro a quel gesto grafico c'è una connessione del cervello, e quindi, mentre da noi i ragazzi non sanno più scrivere in corsivo, perché non imparano più e non hanno più modo, non hanno più neanche il bisogno di scrivere, perché scrivono con la tastiera. Quindi la resistenza si costruisce se ci sono delle sacche di resistenza, e bisogna vedere se queste sacche di resistenza ci possono essere. Ed è sicuramente una possibilità. Ci sono diversi livelli di resistenza. C'è la resistenza che comunque, perché poi questi sistemi sono facili da hackerare, sono facili da, se tu c'hai per esempio un algoritmo per la valutazione, gli esseri umani possono intervenire a rispondere all'algoritmo come l'algoritmo si aspetta, e quindi per esempio l'algoritmo di face recognition che riconosce l'emozione nel colloquio a distanza, tu gli fai il sorriso fisso e lo freghi. Quindi ci sono, diciamo, perché le persone non sono macchine, e quindi rispondono alle macchine in modo non disciplinare, no? Non disciplinare. Il problema è questa dimensione della relazione tra disciplina e indisciplina, e la costruzione di questi spazi indisciplinati e indisciplinari dentro i quali pensare in modo creativo, in modo produttivo. La regolazione è secondo me una questione della resistenza, perché la regolazione è importante, in quanto noi non possiamo difenderci da soli da questi sistemi, che sono dei complessi e potenti sistemi di potere, e sicuramente intervengono a minare certe logiche democratiche. Perché prendere la decisione in automatico significa sottrarre la decisione al processo democratico. E quindi là il problema, quella è una grossa lotta. I giuristi, infatti, secondo me, sono i primi, cioè è il primo gruppo che ha capito di qual è la posta in gioco, perché lo sanno, perché loro stanno sulla prima linea, perché la tecnologia si sovrappone a loro, come sistema di regolazione del mondo. E quindi là c'è una resistenza che si può fare. Ma la libertà è spaventosa.
La libertà è spaventosa, e questo è il grande problema. Questo è il grande problema. La libertà è spaventosa e c'è la servitù volontaria. Sì, sembra che preferiamo i pregiudizi degli A degli che altri dei umani. Esatto, i pregiudizi delle macchine nostri. C'è forse un ultimo commento. È stato un bel dibattito, quindi è stato molto stimolante. Però mi chiedevo se non fosse un po' fuorviante, forse faccio un po' l'avvocato del diavolo da parte degli ingegneri, anche se non è la mia formazione, però vedere la tecnologia come oracolo, insomma, il sistema, lei diceva i dati di input, però alla fine qualcuno determina che cosa sia quantificabile come dato di input. E questo mi viene in mente in relazione a una considerazione che ha fatto all'inizio della presentazione sulla crisi della riproducibilità e della replicabilità della scienza. Io non sono sicura se è un problema solo tecnologico, perché per esempio c'è un enorme problema, secondo me, connesso quasi culturale, se si vuole. Cioè, i ricercatori molto spesso non concedono l'accesso ai propri dati, alla base del proprio progetto di ricerca, nemmeno ai revisori di una rivista o non so. Quindi non so, volevo avere il suo punto di vista su questo aspetto. Comunque, la questione del dato, la base, insomma, è qualcosa che è stato deciso. E lì forse è un modo anche per interpretare il ragionamento che faceva prima Antonio sul fatto che si possa costruire insieme, se si valuta quella parte tecnologica come frutto di una decisione di qualcuno ad un certo punto. No, ma se scusa, ti interrompo perché c'è una richiesta di una domanda da remoto. Accogliamo anche quella e poi chiudiamo. Sì, sì, sì. Prego Erika Vaccaro, se vuole fare la domanda o il commento veloce. Sì, salve, mi sentite? Sì, benissimo. Sì, ok. Scuso che non posso attivare la videocamera perché sono da un fisso. Allora, io volevo fare due domande, sarò sintetica. Una è se il vero vantaggio del delegare una decisione a una macchina può essere banalizzando quello della deresponsabilizzazione, quindi una forma di disimpegno morale del decisore umano che lasciando decidere alla macchina, diciamo, non ne deve rispondere di una serie di conseguenze. Prima si diceva appunto, lo dice la macchina, lo dice l'algoritmo, è un modo sicuramente per deresponsabilizzarsi, quindi questo potrebbe essere il principale vantaggio. Non credo, diciamo, che ne guadagniamo a livello di tempo libero a disposizione, se calcoliamo che mediamente stiamo su uno smartphone 6-7 ore al giorno, sembra difficile da immaginare. La seconda domanda era sui bias, che ovviamente sono presenti nella realtà e l'algoritmo si limita, diciamo, a replicarli, in certi casi a cristallizzarli, in maniera pericolosa, però perché alcune volte noi abbiamo dei pregiudizi che sono presenti per esempio nel linguaggio e noi non neanche li ce ne rendiamo conto, invece l'algoritmo li legge e li replica. Io mi chiedevo, a questo punto, visto che l'uomo spesso agisce in maniera pregiudizievole e senza neanche rendersene conto, e fino ad ora non siamo riusciti a modificare determinati tipi di atteggiamenti, è compito della macchina rimuovere questo tipo di pregiudizio, quindi dell'algoritmo, e potrebbe farlo meglio di quanto siamo riusciti a fare noi fino ad ora? Grazie. Allora, dunque, sì, credo che il motivo della delega probabilmente consiste, c'è questo bellissimo libro di Zellini, La dittatura dell'algoritmo, in cui un po' lui, citando Schiller, dice che il problema è che la presa di decisione è pericolosa, angosciante, Kierkegaard, Schiller, insomma, c'è tutta una trafila di filosofi, di letterati che lo segnalano, quindi questo è sicuramente un punto. La questione dei bias, i bias certamente ci sono, noi abbiamo però anche, gli esseri umani hanno anche la capacità di sottrarsi ai propri bias, volendolo fare, standoci attenti, monitorando, facendo le cose insieme, controllando, eccetera. Difficile che le macchine, così come sono queste macchine qui, siano in grado di sostituire ed eliminare i bias al posto che noi abbiamo, anche perché ingurgitano, diciamo, ingurgitano i nostri bias e lo fanno senza avere la capacità di discernimento. Quindi è questo un po' il problema, che sicuramente loro, così come sono, non possono fare meglio di noi.
possono però appunto sottrarsi al nostro sguardo e quindi rendersi più affidabili. Sulla questione tua, allora certamente i dati sono costruiti, c'è una decisione, ma questo loro non lo dicono. Non lo dicono perché se lo dicessero nessuno gli andrebbe dietro dicendo sì, ti diamo milioni e milioni di dollari, dici le tue decisioni, dici come hai costruito i dati. Loro dicono no, noi non abbiamo costruito i dati e noi non prendiamo le sue decisioni, è la macchina che fa tutto sola perché è intelligente. È questo il punto. Però qualche volta tenta di... Beh, lo Stato europeo potrebbe fare di più, però sicuramente è meglio di niente, è meglio di niente. Però per esempio questa cosa sulla base basata sui rischi, questa regolamentazione, questa direttiva che stanno facendo sulla base dei rischi, della rischiosità dell'intelligenza artificiale è pessima, perché comunque rende impossibile soltanto pochissime cose e le altre cose, quelle ad alto rischio, che li devi autocertificare, ma dove si è mai visto che tu ti autocertifichi che fai le cose per bene? Di che stiamo parlando? Quindi sono completamente, stanno provando, perché sicuramente l'Europa è quella che è più avanzata nel comprendere il problema, però il fatto è che non ha il potere, non ha la forza, bisogna avere la forza, che la forza sia con loro, ma non ce l'hanno. Bene, e su queste parole appuntamento ad aprile, precisamente al 12 di aprile. Sì.